crediamo molto nell'approccio globale, vale a dire pensare globalmente come avete fatto voi e agire localmente con le vostre forze e con la vostra creatività. Adesso noi chiameremo tutti i paesi dei membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in questo caso chiediamo a tutti i paesi di tradurre il vostro messaggio nella loro lingua originale, per cui verrà proiettato il video in tutti i paesi del mondo. Che abbiamo fatto insieme al nostro professore di storia e filosofia, abbiamo deciso di scegliere l'idea più semplice e quindi di ripercorrere quello che abbiamo scoperto, la giornata di un ragazzo che finalmente prende coscienza del problema e si spoglia dell'indifferenza. La canzone l'abbiamo realizzata noi, l'abbiamo scritta noi, realizzata noi, e abbiamo cercato di accompagnare in un certo senso le emozioni che poteva suscitare questo video. La crescita che c'è stata nel personaggio stesso poi è avvenuta anche in parte in ognuno di noi. Non so quanto noi possiamo fare, sicuramente abbiamo già fatto cercando di sensibilizzare i nostri coetanei e abbiamo preso coscienza di questo problema. Francesco ha visto, ha letto il vostro messaggio e ha risposto in questo modo. Il vostro messaggio, pensate, è arrivato a lui. Perché tutto quello di cui oggi parleremo è veramente importante. È importante, è nella vita di ciascuno di noi. Cito l'articolo 4, il secondo comma della nostra Costituzione, che dice: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Nel mondo sono 168 milioni i minori costretti a lavorare, anche nei paesi industrializzati. Bambini forzati a lavorare fin dalla più giovane età in condizioni pericolose. Bambini derubati dal diritto di autorealizzarsi, esposti al rischio della propria salute e spesso della vita. Bambini venduti come schiavi, costretti ad usare armi in guerre e conflitti che non possono comprendere. Ci sono dei bambini molto giovani, ci sono anche bambini di 6 anni per esempio, che vengono maltrattati e costretti a fare questi lavori. Questi prodotti sono popolari e quindi sono prodotti di massa che se vedi in cui pubblicità si vedono sempre. E se noi vediamo, non so, una certa cerchia, magari, non so, anche da piccoli, i nostri amici che comprano quel prodotto, chiederemo ai nostri genitori di comprarcelo. Questo è un atteggiamento che noi dobbiamo eliminare se vogliamo eliminare il lavoro minorile. In Italia i bambini lavoratori sono ben 144.000, di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Di questi sono 31.500 quelli che svolgono dei lavori non tutelati. E non comportarci più come una massa di persone che va nella stessa direzione, ma come individui che possono pensare e dire cose diverse. Solamente attraverso l'azione concreta dei parlamenti e delle organizzazioni non governative e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica si può giungere ad un vero e proprio movimento mondiale contro il lavoro minorile.
Ognuno di noi quindi deve fare la propria parte ed essere cosciente è il primo passo, quindi decidiamo di compierlo e avremo dato anche noi il nostro contributo. Sono felicissima di aver potuto mantenere una promessa. L'anno scorso, quando abbiamo fatto il primo incontro qui, è stato un incontro più di lancio. Abbiamo lanciato l'idea di poter coinvolgere la scuola, di poter coinvolgere i giovani ad affrontare e a sviluppare questa tematica. Direi che ci siamo riusciti e dobbiamo ringraziare Lilo, nella persona della dottoressa Lai, e il MIUR. I giovani hanno accolto questo messaggio e che noi possiamo affidare a loro quello che la nostra generazione purtroppo non ce la fa risolvere. E sarete voi che avrete in mano l'economia, avrete in mano le leggi, avrete in mano la società e credo che voi possiate in futuro dire veramente che questo è uno dei problemi grandi del mondo. Non è possibile pensare che tanti bambini vengano sfruttati in questo modo quando ci sono tanti giovani, tanti uomini e persone adulte che non hanno il lavoro. Oltre ai saluti di Giovanna Boda, che è il direttore generale della direzione per lo studente, la seconda cosa è la soddisfazione per il buon esito di questo primo concorso nazionale. Mi è stato detto di dirvi che c'è un impegno del Ministero perché questo progetto continui. Quindi una disponibilità e un impegno per andare avanti con questa strada dei linguaggi. Spogliamoci quindi dunque di questa indifferenza oggi. Oggi cartellino rosso per il lavoro minorile, questo sfruttamento che veramente è una macchia per l'uomo. Organizzazione Internazionale del Lavoro, Associazione per l'Educazione, Media e la Comunicazione e il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca uniti insieme. Questi sono i nostri primi passi per far diventare queste buone pratiche sistema. Un sacco di insegnanti mi dicono: i ragazzi oggi sono svogliati, non ho voglia di venire a scuola, non ho voglia di studiare, no? Anche io chiedo loro: ma scusate, mi raccontate cosa fate in classe? E guarda caso mi raccontano tante volte delle esperienze che sono troppo simili a quelle che ho vissuto io a scuola e io oramai ho lasciato la scuola da studente una trentina di anni fa. I giovani d'oggi non hanno più voglia di imparare, dipende da quello che gli chiediamo di imparare, dipende da quello che cerchiamo di fare. Grazie, e soprattutto agli insegnanti che hanno capito veramente l'importanza della media education.